Ciao. Ciao! Nuovo video. Oggi faremo una ricetta americana. I pancake. Sì, sono i pancake, la ricetta che in Italia chiamano... Sono i pancake, sì, sì. Non sono le crepe, perché le crepe sono più basse. Sono italiane, sono più basse, quelle americane sono così. Diciamo che è molto improvvisata la nostra, però ci siamo un po' informati. Così. Vabbè, iniziamo con gli ingredienti. Allora, abbiamo? Allora, ci occorre mezzo cucchiaino, mi raccomando, di sale. Ok. Un cucchiaio di zucchero. Sì. E due cucchiaini, piccoli, mi raccomando, sono vivi, tanto così, di lievito. Panda. Lievito. Ti fa lievitare. Vai. Poi abbiamo bisogno di 250 ml di latte, 200 g di farina, due uova che stanno cadendo, scherzo, e burro a piacimento, perché dovete friggerle con il burro, no? Perché sennò... Sì, perché ognuna va imburrata la padella, perché altrimenti si attacca, quindi a piacimento. Infatti. Sappiate che io non farò molto perché è lui il cuoco qui, io non è che me ne intendo più di tanto, quindi guardate che carina. Io c'ho un papeino. È piccolino. Io c'ho anche il cappello. E niente. Quindi iniziamo. Adesso andiamo a cucinare e ci facciamo la merendina. Con la prima cuciniamo e poi mangiamo. Esatto. Ok. Ciao, a dopo. Allora, adesso, mentre lui divide le uova in una... come si chiama? Ciotola. Ciotola, con due T, sono i sassi. I ciottoli. Lo ciotti. In una ciotola abbastanza alta, verso la farina, possibilmente senza rovesciarla, perché io tanto la rovescerò. Ma ci deve andare a bestia, a bestia, proprio bestia. Poi i due cucchiaini di lievito, due cucchiaini, oddio, di lievito, così che vengono alti un chilo e mezzo. In un chilo e mezzo, perché un chilo e non mezzo? Non lo so, vabbè, lascio stare, mi cagate. In mezzo... Dov'è la cosa? Il montatore. Mezzo cucchiaino di sale. Cucchiaino? Ehi! Piccolo, vero? Ah, okay. No, guarda. Perché c'è cucchiaio? Per il zucchero. Cucchiaino, ok. L'ho specificato. Un cucchiaio di zucchero. Devo trovarlo lo zucchero. Un cucchiaio di zucchero. Cosa c'è? Perché ridi? Niente. Zucchero. Mettilo un pochino di più, che deve essere veloce e dolce. Se volete anche tre. Sì, perché noi andiamo molto... Vuoi che li monti o no? Allora, intanto io giro. Perché? Riesco a montarlo con la mia potenza. Lui ha diviso le uova tra rossi e bianchi e sta montando a mano quelli bianchi, che non so se abbiamo un mixer, però lui non ha voglia di sporcarlo. Vabbè, io adesso devo rompere un po' i rossi con una forchetta. Adesso dobbiamo buttarci dentro tutte le cose liquidose, quindi latte, iniziamo col latte, le uova, la parte rossa e poi la parte bianca. Attenzione a girarlo, non bene. Smontarlo altrimenti no, altrimenti non si gonfia. Mi arrabbio perché questo l'ho montato, sì, arrabbia, io. Arrabbia. Andiamo. Allora vai, vado con il latte, io dietro, vedo che sei più facile. Vai. Butta, butta. Vai. Ma di colpo così. Sì. Violente. Vai. La bestia. Mischiamo. Mischiamo ancora, Secondo lei è una cagata. Assurda. Vado con le uova? Vai con le uova. Allora, aspetta, le sembra più una massa fatta tipo
cacca. Vai, vai, butta, butta. E molti mi diranno, ma perché non usi il cucchiaino invece della forchetta? Perché la forchetta ha una cosa essenziale, che gli dà corposità alle cose. Ma non dire le cagate, ti prego. Sono collose ste uova. Ok. Le uova, abbiamo le uova collose, oggi. Vedi che sta formando una pastella fatta tipo. Oh. Si stavano per smontare le uova. Non sono molto liquide però. Infatti è normale perché così ti viene un coso così. Tipo che ti rimane qua, non ti va giù, non ti va su, proprio rimane lì, stai male e basta. E poi gli americani buttarle... che cucinano cose belle leggere. Poi per buttarle... una salatina, una vai vai, butta, butta, la bestia. Piano, piano, questo va messo piano. La bestia. Io vado a imbucare la padella. Imbucare. Con 20 R. Quindi dal basso verso l'alto, dal basso verso l'alto, altrimenti si smonteranno e non vogliamo questo, quindi piano piano. Otterrete un composto abbastanza cremoso e morbido, abbastanza anche liquido, così è giusto. Se è troppo solido credo che dovreste aggiungere un po' di latte, no? Sì, se vi viene calcestruzzo mettete un po' di latte. Sto calcestruzzo? Sempre lo dice, sempre. Partiamo col cucinare i pancake. Dopo aver imbucato per bene la padella e averla accesa, che vediamo che sta fumando addirittura, non so dove sta guardando, mettiamo un po' di composto chimico qua dentro. Solo uno, tipo... così. Aspetta. Sembra cacca. Dai, che brutta cosa. Vediamo la forma così, tac. Che bella, si sta gonfiando. Sì sì, deve gonfiarsi, spero. Magari viene una ciofeca. No, proviamo a girarlo. Guardate che bella, guardate che bella, è tutto nero. Uoppa! Sì, un po' scurina, ma ci è venuta, dai. No, il colore è quello, il suo colore abbronzato americano è quello. Sì, l'odore, meno male che non lo sentite voi. Sa un po' di bruciatino, però... No, meno vabbè, male. È un filino più cotto. Ma questo è un pancake. Questo è un pancake. È grosso così. Sembra il mio pollice. Prova, mettilo sulla padella, prova. Metto sulla padella. Adesso dobbiamo preparare un piatto. È qui. Dov'è? Ah, eccolo. Et voilà! E voilà! È carinissima! Adesso andiamo a ricoprirla di Nutella. Guardatela, guardatela. Guarda quanto è spessa. È altissima. Sembra un hamburger, Crivio. Crivio. Ora la metto dentro un pane io. Consiglio proveniente dalla mamma, però ce ne eravamo accorti anche noi con questo pancake. Quando lo cucinate aggiungete una goccina d'olio al burro, perché altrimenti il burro brucia e infatti si sente in tutti i casi anche. Infatti. Comunque questo è il risultato. Ah, cosa fai col nostro pancake? E adesso lo andiamo a farcire, io, cioè, noi. Nutella, vai! Con la Nutella, vai, brutto di cattiveria. Proprio quella finita devi prendere. Fa niente, dopo andiamo a comprarla, perché questa Nutella ha una grande storia. Praticamente è nata ieri mattina, io sono arrivato ieri pomeriggio, adesso non c'è più. Non è assolutamente vero, ma va bene. Mi viene una voglia matta di mangiarla. Dillo a me che sono qua dietro. Ha la collina in bocca. Giusto perché a Pasqua non abbiamo ancora dato dentro di brutto, no? Questa è una ricetta per quelli che non hanno avuto il suo uovo di Pasqua. Si prendono un pancake e lo riempiono di cioccolato. Esatto. Quindi, una volta farcita con la Nutella, però potete usare anche la marmellata.
presumo. Io metto marmellata, Nutella e miele. Tutto insieme a me fa. Vabbè. Comunque, se volete potete finire con una spruzzatina di zucchero a velo. Se l'avete, noi non ce l'abbiamo, per cui usiamo i confettini, quelli tutti colorati. Fatti vedere. Camera 1, qua. Ok, camera 1, ok. Che carino! Butta. Sempre a bestia, vero? A bestia. Mi ero insegnato uno che si fa chiamare... Uno che si chiama Marco Merluzzo. Qua su YouTube. Sì, sì. Quello che fa cotte frullato. A bestia. Andiamo a bestia, va! Basta. Quindi presentiamo il piatto. Cotto e digerito. Adesso la mangiamo! Niente ragazzi, abbiamo finito con questa ricetta. Spero vi sia piaciuta e vi consiglio di provarlo perché si vede buono. Golosissimo. Si vede buono. Comunque torneremo presto con altre ricette, alcune del suo paese, Perù. Della Giumania. No, dal Perù. Perù. Alcune dal suo. Vabbè, sono le ricette italiane, no? Niente ragazzi, se volete potete mettere un mi piace qua sotto. Anche un commentino se lo proverete. Un commento per vedere come è venuto. Speriamo vi sia piaciuto. Qua vi lasciamo il link. No, scusa per tagliarti la testa. Qua vi lasciamo il link del nostro canale. Se volete mettete vi iscrivete. E niente, al prossimo video. Ciao! Ciao.